Dopo due sconfitte consecutive il Pescara prova a risollevarsi in casa della Carrese, una Carrese ambiziosa che aveva obiettivi di primato la vigilia di questa stagione, dal canto si affida La formazione che gli dà più eh, garanzie. Arbitra Cavaliere, minuto di silenzio per ricordare le vittime del maltempo in Toscana, anche questa partita a rischio rinvio, soprattutto per il vento. Invece alla fine, per fortuna, si gioca nel pescare in attacco. C'è Tommasini a lui in mezzo al campo che calcia, palla sul palo dopo dieci minuti, Pescara vicino al vantaggio. Poi Cicconi. Panico, controllo in aria, una finta, poi col destro, Panico, palo e stavolta però la palla si infila. Per il vantaggio della Carraghese, secondo gol in campionato per Panico che aveva segnato la seconda giornata un gran gol in casa dell'Arizzo dell'1-3. Qui porta in vantaggio la squadra di Dalcanto. Perfetta esecuzione, 1-0 Carraghese. Tugnov prova dalla distanza, Bleve riesce a rispondere, soprattutto da fuori. La squadra di Zeman, qui siamo nel secondo tempo, pallone in di rigore la sponda per Megola di Tommasini. Facile ancora la parata di eh, Bleve. Ancora il Pescara che cerca di trovare spazi in di rigore. La palla arriva di nuovo a Megola che calcia stavolta non inquadra la porta, sempre i pericoli arrivano dal 10 del Pescara in questo secondo tempo entra Simeri nella Carrarese, contropiede, potrebbe servire Panico, invece calcia e spreca Plizzari paga facilmente, poi Zanon va sul fondo, il cross, il pallone messo fuori arriva Schiavi, sfiora il gol, forse il migliore in campo di questa partita Ancora a Cornero, è entrato al posto di Cangiano, di nuovo Megola se la porta sul sinistro, non trattiene subito Blev poi Cuppone, alla fine c'è un fallo in attacco e la Carrarese si salva, altro contropiede per la Solari dal canto, Simer in mezzo, panico! In posizione solitaria, forse Scivola non trova il 2-0, la sua doppietta personale, non c'è più tempo, finisce con la vittoria della Carrarese per 1-0 che aggancia il Pescara in Quarta posizione fanno festa i giocatori della Carraghese, terza sconfitta di fila per la formazione di Zeman.